Cordiale saluto amici di Wii Sport e bentrovati alla palestra polivalente di Gallina, undicesima giornata nel campionato juniores di futsal calabrese. Nel girone la gallinese, dopo la vittoria esterna per 11-4 contro il Cittanova, affronta il Cataforio che nell'ultima gara giocata ha perso per 8-0 contro il Polistena. Vediamo la gallinese su chi può contare per questo incontro: Fiume, Romeo, Cantarella, Gatto, Iaria, Nicolò, Nucara, Prestopino, Priolo, Spinella, Letizia, Postorino. Tutto pronto per il film del primo tempo, un minuto di silenzio anche qui come accaduto in tutto il weekend per ricordare le vittime delle tragedie che hanno colpito Siria e Turchia. Si parte allora con il film della prima parte di gara, subito una conclusione di Gatto che però finisce sul fondo, poi al secondo recupero palla di Iaria che manda in rete 1-0 gallinese. Al quarto di gioco Prestopino in azione personale tenta il pallonetto, l'idea non è male, il portiere Sapone respinge. Al minuto 5 Gatto dalla destra salta l'avversario, ancora Gatto con la suola e poi il destro che termina fuori. Al minuto 6 il mancino è di Prestopino, dalla distanza viene respinto da Sapone, sotto porta arriva ancora una conclusione che però finisce fuori. Al minuto 8 Iaria per Spinella, Sapone in calcio d'angolo. Al dodicesimo rimessa laterale di Priolo, il pallone arriva a Iaria, la conclusione si stampa sul palo. Al diciassettesimo il gol del raddoppio, c'è uno schema su calcio di punizione, viene servito Gatto che tutto solo deve soltanto spingere in porta e 2-0 gallinese. Gli avversari non reagiscono dal calcio d'angolo, Prestopino per Cantarella che al volo impegna Sapone, ancora un corner al 24esimo, stavolta Prestopino mette all'indietro, Gatto rompe l'incrocio, 25esimo corner di Iaria, ancora Prestopino che centra la traversa, minuto 26 Iaria all'indietro per Prestopino, azione in fotocopia, stavolta però finisce in rete. Termina così il primo tempo alla palestra polivalente di Gallina, netto 3-0 tra gallinese e la formazione avversaria del Cataforio che fin qui non sembra avere le contromisure giuste per affrontare i padroni di casa. 31esimo Gatto per Prestopino, di suola su Cantarella, fa partire un bolide che termina sul fondo. 33esimo Cantarella per Prestopino, si mangia il numero 10, il 5-0. Minuto 34 ancora gallinese, viene liberata alla conclusione Prestopino dopo un gran movimento che però termina sul fondo. 35esimo Cantarella salta Bakou e poi la mette sul primo palo beffando il portiere e calando il 5-0. Al 37esimo solo gallinese per Prestopino, Gatto, il triangolo non si chiude, arriva una conclusione che finisce di poco fuori. Minuto 45 Gatto per Priolo, c'è Spinella tutto solo ma non riesce a trovare la via della rete. Al minuto 47 ancora Gatto, di fisico rientra, sterza, conclude sul palo. Al 48esimo Giuseppe Musolino per la prima chance ospite di tutta la partita, sballa la mira. Al minuto 50 Letizia va a duettare con Prestopino, destro da fuori che il portiere Marra riesce a deviare. Minuto 51 Iaria cerca Pistorino sul secondo palo, non riesce a essere concreto per il 6-0 che però arriva al 52esimo Fiume per Postorino, il triangolo è ancora Postorino, calcia in rete. Al 55esimo l'ultimo gol della giornata, bella azione corale della gallinese. Alla fine l'ultimo tocco è quello di Nucara che sotto porta realizza il facile 7-0. Minuto 56 potrebbe aumentare la distanza fra le squadre ma Cantarella centra il palo. Al minuto 59 gli ospiti vorrebbero il gol della bandiera, sbaglia però De Salvo che manda fuori. Termina invece così il match alla palestra polivalente di Gallina, undicesima giornata nel campionato juniores di calcio a 5 gallinese che si procura una netta vittoria sul Cataforio. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.